Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Vita. Oggi siamo su Ritual Crown of Arms, un gioco ambientato in un clima di Wild West, una sorta di western un po' strano, con delle cose diciamo non proprio coerenti a livello storico, ed è un gioco d'azione, uno shooter con visuale dall'alto, molto veloce, in cui dobbiamo prendere decisioni in pochissimi secondi. Si sfidano le ondate, lo andiamo a provare perché mi ha incuriosito. È in italiano, è uscito il 7 di novembre, 19,99 il prezzo, appunto dicevo. I comandi sono molto semplici, anche se il gioco ci consiglia di usare un pad, perché si dice che l'Ovest sia stato conquistato con un joypad, quindi vabbè. La heal incantesimo è nella ricarica, spara con il sinistro del mouse, destra con il mira, cambia arma con la rotella, oppure 1, 2, 3 i tasti, Q incantesimo, incantesimo 1 con la Q, incantesimo 2 con la E e l'incantesimo 3 con la F, quindi molto semplice come comandi. Lo andiamo a provare. Anno 1800 qualcosa da qualche parte negli Stati Uniti d'America. Ma sorpreso perché in italiano non me lo aspettavo un gioco del genere. Ti chiamano Daniel Goldchild, sei un uomo di montagna, un ex ufficiale dell'esercito, un cacciatore di taglie, una leggenda della frontiera, per farla breve, sei il migliore. Al momento sei impegnato in una missione segreta per lo zio Sam. Devi dare la caccia a una pericolosa strega che vuole destabilizzare il paese. Sa tanto di superstizioso, ma il dovere verso la patria non si discute. È stato un viaggio lungo, arduo e solitario, ma finalmente ti trovi di fronte al suo nascondiglio. Peccato solo che non hai alcuna idea di che cosa ti aspetta. Bene. Non puoi scattare mentre miri. Va bene, questo lo sappiamo. Andiamo a vedere in che cosa consiste. Il gioco è single player, non c'è modo di giocare online al momento. Vediamo, graficamente è molto carino. E al momento abbiamo una pistola. Good Child, lavoro per conto degli Stati Uniti d'America. Sono sulle tracce di una pericolosa strega e so che è qui, che di solito parcheggia la sua scopa. Vieni allo scoperto, trashissimo. Ottimo lavoro, cowboy, ma non ho una voglia smodata di venire lì fuori. Se dai un'occhiata tra gli alberi dovresti capire il perché. Parli di questi tizi che si aggirano per il bosco? Perché siete vestiti in quel modo ridicolo, gente? Siete dalla parte della strega? Ah, lui è con lei, a morte, uccidiamolo subito! Calmiamoci, non un passo di più, Sgorbi. Provate ad avvicinarvi e vi beccate una pallottola una scarica di piombo, non una pallottola. Va bene, andiamo. Cioè, in pratica non si può entrare di qua, ma bisogna andare da questa. Eccoli lì. Ricarica. La parte tattica, in effetti. Eh sì, mi sa che qui è finita. Spina dorsale in frantumi, piede destro malappena attaccato al corpo, respirazione affannosa che appare anche molto dolorosa. Ben poco del cranio è rimasto intatto, eppure così tanto potenziale. Era prevista la nostra morte, ovviamente. Sei ancora con noi, caro? Bene, prima di esalare l'ultimo respiro, potresti dirmi qual è il tuo nome? Daniel Goodchild. Quel Daniel Goodchild? Il leggendario cacciatore d'Italia, nonché patriota senza pari, di cui si narra in quei romanzi da quattro soldi? Il destino gioca sempre con l'ironia. Non credo che la tua trachea ti permetta di proferire molte altre parole, quindi andrò dritta al punto. Sei praticamente morto. Sei stato freddato dagli agenti del governo inviati per uccidere me. Posso comprendere il tuo scetticismo al riguardo, ma questi accoliti erano convinti patrioti, proprio come te. Che tu mi creda o no, però non conta. La verità è che sei stato assassinato dalle stesse persone per cui hai combattuto per tutta la vita. Ma le tue abilità potrebbero farmi comodo, quindi ti proporrò un accordo, uno molto semplice. Tu mi doni il tuo cuore e la tua anima e io ti offro il modo di vendicarti. Non fingerò di darti una vera possibilità di scegliere, ti porrò piuttosto una domanda diretta. Vuoi morire come un cane o combattere contro ciò che hai sempre rappresentato?
Mi ha incastrato tra l'incudine e il martello. Va bene, indicami la via. La via fuori da questi inferi. Bene. La barra della tua salute si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Va bene. Andiamo, cerchiamo di capire dove stiamo andando. La barra delle anime si trova nell'angolo in alto a destra. Ok, anime un po' alla Dark Souls. Vediamo. Per scattare premi spazio, ogni scatto ti costerà un'anima. E non ho anime, ho 5 anime adesso, ma va bene. Scattiamo, vediamo. Ah, sì, ok, ok. Premiare tieni, ok, le anime dei nemici hanno paura, si avvicinano. Allora, no, leggiamolo bene. Sei più vulnerabile mentre miri perché ti muovi lentamente. Inoltre le anime dei nemici avranno paura e si avvicineranno più lentamente. Per sparare premi in sinistro, quando miri con un revolver, aspetta fino a quando compare il teschio rosso. Migliora il tempismo dei colpi. Figo! Cioè, praticamente io tengo premuto e compare il teschio. Ok. Cioè, praticamente è un po' come se io stessi... Bellissima, innovativa sta cosa. È un po' come se io stessi puntando alla testa e... Mentre vieni puoi cambiare bersaglio usando il movimento del mouse. Per guardarti intorno, ok. Ah, ok, se io sto mirando le anime arrivano più lentamente. Vediamo, adesso arriva veloce, adesso... piano, eh sì, è vero, devo smettere di mirare, tac, mollo e arriva veloce l'anima, ok. Vabbè, qui è tutto molto semplice, quindi ricarichiamo, 6 colpi, ok. Ogni scatto ti costa un'anima, ok, vedremo che dipende dagli incantesimi. Ti starei chiedendo perché il tuo governo mi voglia catturare viva o morta. La ragione è semplice. Vuole prendermi per via del rituale che ho imparato a padroneggiare. Vedi, questo paese è stato fondato sulle sofferenze delle persone come te, vittime innocenti, persone che si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Senza di loro non ci sarebbero gli Stati Uniti. Il loro tormento è ciò che sorregge il paese. Le loro anime sono il combustibile, nel vero senso della parola. Il loro potere scorre lungo le linee spirituali. Sentieri magici dalla profonda importanza spirituale che collegano l'intero paese. Come facciamo per dare a queste miserabili anime il riposo che si meritano? Forse farei meglio a mostrartelo. I nemici si stanno avvicinando, proteggimi tu. Tu ed io siamo legati ora. Se io muoio, muori anche tu. 1, 2, 3 per cambiare arma. Le armi utilizzate, non utilizzate, vengono caricate automaticamente. Scegli l'arma ideale per ogni situazione. Sfrutta la ricarica automatica per dominare il gioco. Ok, voglio capire. Questa è la strega, voglio vedere. Ho anche questa canne mozze. Voglio vedere, i nemici arrivano, ok. Ah, che bello, l'angolo ampio così del fucile a pompa. Bene, ha 2 colpi, quindi la ricarica in automatico. Q e F per usare gli incantesimi. Adesso io vorrei però capire, ok. Vorrei capire che incantesimi ho però. Ah, ok, ho le shuriken. Vorrei usare... Aia! Ok. Ah, ok, l'incantesimo è questo. Lo stavo usando. Spendendo anime, tra l'altro. Ui, 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 ui. Ok, lo usiamo adesso? No, non possiamo perché non abbiamo ancora anime. Ok. Sto gestendo abbastanza male perché stanno facendo male a lei, ma... dovremmo avere abbastanza anime forse. Ok, sì, infatti. Vedete che li sto facendo a pezzi. È carino perché è una sorta di, tra virgolette, tower defense. Anche se io non sono un fan del tower defense. Ma dobbiamo organizzarci in modo da essere efficienti. In modo logico. Mannaggia, mannaggia. No, ok. Questo rituale dona pace e libertà alle anime tormentate, quelle anime che i capi del tuo governo hanno giudicato degne di una condanna a morte. L'onda d'urto magico finale uccide qualsiasi canaglia che si avvicini, un regalo da Dio da parte delle anime che salvo.
Cioè, praticamente hanno ribaltato tutta la storia. Ok. Dal rituale consegue la purificazione delle linee spirituali e la rappresentazione della mia giustizia che instilla paura nei cuori dei malvagi. Si tratta di un incantesimo potente ma non perfetto, avverte i miei nemici e mi lascia indifesa ai loro attacchi. È per questo che mi serve la tua protezione. È ora di riportarti nel mondo reale e ti concederò di incontrare di nuovo i tuoi assassini, con la differenza che questa volta sarai rinnovato, più forte e sovrumano. Bene, si fa interessante la cosa. Vediamo. Cioè, in pratica siamo diventati cattivi e la strega ormai sembra abbastanza sensata. Il nostro nemico è il culto del corno, probabilmente non ne hai mai sentito parlare, dato che conducono vite normali, mascherandosi come cittadini comuni. Intrigante la cosa. Eppure a questo punto è altamente plausibile che circa metà della popolazione di questa nazione, dai barbieri agli sceriffi, sia segretamente composta da accoliti. Potresti conoscerli da una vita intera senza mai scoprirlo, e solo nel momento in cui ti opponi al loro ordine che ti considerano irredimibile. Ho fatto un po' di fatica. E a quel punto cala la scure. Non lasceranno che nessuno neghi il loro potere, la loro forza, le anime che riempiono il loro corno dell'abbondanza. La corona del corno, da qui il titolo del gioco ovviamente. L'organizzazione è gestita dalle persone più potenti della nazione, tra cui anche esponenti del governo. Ora va, affrontali tu stesso, vendica la tua morte. Spara sui vivi, sputa sui morti. Ah ok, primo capitolo questo. Questi sono con me però, credo. No, no, stanno attaccando sti cosi qui. Vabbè, io prendo l'altra arma e vado a fare un po' di piazza pulita di sti tizi che stanno cercando di abbattere. No, mi sembrano dei sono dei demoni effettivamente, ma boh, devo capire. Aia, stanno buttando giù la porta però, adesso è il momento dell'incantesimo che taita un po' di gente, così almeno proteggo la casa. È bello perché si colpiscono un sacco di persone, bisogna puntarle al momento giusto. Ok, vedete, questi li buttiamo giù in un colpo solo, tutti e due. Adesso arriva anche questo. Dai, 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 che resistiamo. C'è 40% in alto, ma devo capire. Ok, la barra della vita. Che non ci sta dicendo che non è che siamo messi poi benissimo. Ok. Aia. Ok. Cioè questi qui comunque non ce l'hanno con noi, ce l'hanno, vogliono entrare. Entrare, stanno già entrando tra l'altro. Ok, quindi li aspetteremo qui. No, di qua. Ok. Hanno trovato un'entrata, quindi io vi aspetto qua. I colpi sembrano essere infiniti. Anche di qua entrano. Mannaggia, quanto manca? Anche da qua davanti entrano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche prima ce l'avevamo fatta per il rotto della cuffia. Un altro rituale completato e andiamo a correggere questa nazione, a demolire il culto, a trovare i responsabili del tuo atroce destino. Ci sta intortando un po' come vuole, Non mi ricordo, dall'aspetto che ho, dovrei starmene disteso in una bara, eppure non mi sono mai sentito così forte. Mai avuto la mente così sgombra, così priva di dubbi. Ora siamo soltanto all'inizio, il nostro cammino verso la vendetta inizia proprio qui. Ci saranno innumerevoli spettacoli orripilanti e infiniti mostri da uccidere. È tutto così assurdo, ma non posso negare ciò che ho visto e provato. Inizio a pensare che lei, signora, possa essere un grande affare. Quindi che si fa ora? Andiamo al mio nascondiglio, il cuore di sangue, dopodiché passeremo alla purificazione delle linee spirituali e ci scontreremo contro metà della popolazione. Bene. Interesting. Fai anche creare un personaggio nel cuore di sangue, intanto potrebbe avere qualcosa di nuovo da dire o da vendere. Interessante. Benvenuto nel cuore di sangue, Goodchild. Tempo addietro si trovava in Kansas e in un certo senso lo è ancora, ma allo stesso tempo non lo è più. C'è un botto da leggere, fortuna che è in italiano. È una fortezza interdimensionale che uso anche come nascondiglio, che nessun nemico dovrebbe essere in grado di trovare o di raggiungere, dato che si trova fuori dal tempo e dallo spazio. Allora, mettiti pure a tuo agio, puoi fare il ritorno qui in un istante da qualsiasi parte del paese, che sia
che tu sia in New England o in California, ma quando esci devi per forza seguire le linee spirituali che sono state purificate. Più rituali portiamo a termine, più il paese si aprirà per noi. Quando sei pronto per andare, dirigiti verso la diligenza. Ok. Questo è il porto sicuro dove puoi riposarti, dove in poi potrai parlare con la strega per scegliere i tuoi incantesimi. Più procedi, più poteri magici diventeranno disponibili. Puoi usare il diario per leggere le note che trovi durante il tuo tragitto. Allora, la diligenza è lì, ok. Qui si parla con la strega, c'è probabilmente anche una missione. Questo che cos'è? Il diario, ok, quando troviamo le note in giro, andiamo lì. È alienante anche come suono, come parla, incantesimi. Allora, abbiamo equipaggiato al momento le shuriken che si chiamano lama circolare arrugginita. Non abbiamo altro, non c'è modo di prendere altro al momento, quindi dovremo andare a sbloccarle. Parla, missione, parla, ok. Cos'è questo posto? Me l'ha appena spesa. Sì, vabbè, dai, adesso ragazzi, andiamo. La mappa, guardate un po', possiamo andare da una parte o dall'altra. Questo è la chiesa del Santo Pistolero e qua la fuga dimensionale. No, forse l'abbiamo già fatto questo. Vabbè, andiamo qua. Ah, guardate un po', bellissimo. Ci danno anche degli oggetti, una colt. No, io voglio la balestra, che potrebbe essere molto utile. Andiamo a vedere come funziona questo livello. È bellino, il gioco, non è male, non costa poco, è vero? Ci dirigiamo alla chiesa, non ti facevano tipo religiosa. Vabbè, io adesso inizio a non spoilerarvi più la storia. E ho fatto male perché devo capire come cacchio devo fare. Ah, dobbiamo resistere per 5 minuti. Cioè, dobbiamo resistere 5 minuti, ma io 2 minuti, scusate, non 5. Ma scusate, tra un po' entreranno tutti insieme. Ah, posso uscire qui? Ah, ok. Cambia. Ok, sono un pirlone. Adesso giro e faccio strage. Tra poco entrano tutti qua, quindi devo essere veloce. Vi do una ripassata a tutti a rotazione. Ok. Velocità diabolica. Mi sta dando, ok, vantaggio qua. Mannaggia quelli. Ok, minghia, Johnny, sono entrati. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia. Vai. Ok, finito. Niente, ricomincia il livello e vediamo. Allora, stanno arrivando, iniziamo a... sti qua sono bastardi perché hanno lo scudo, quindi bisogna vedere di andare subito. Non ci filano minimamente, dobbiamo andare così. Ok. Devo capire se c'è modo di temporeggiare. Questi che mi inseguono sono veramente fastidiosi. Ok, abbiamo fatto il giro. Adesso ricominciamo. È fastidiosa anche questa cosa che... Ok. E devo essere sempre molto vigile e accorto perché vado avanti così che... Ce la facciamo. 1 minuto e 49. Mannaggia, questi sono fastidiosi, davvero. Stanno entrando. Ok, stanno entrando anche di qua. A sto punto giochiamola in difensiva. 1 minuto e mezzo, non ce la faremo mai a resistere, ma...
stanno entrando. Dai! No, non ce la facciamo. Niente, sta svanendo il potere della tizia qui. Quindi non ce la facciamo. Forse sì. Ok. Non finiranno mai. Abbiamo un minuto ancora. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Dobbiamo amministrare le risorse che abbiamo. Cioè abbiamo due colpi alla volta. Quindi bisogna gestirci bene i due colpi che diamo. Adesso non so se cambiando magari la pistola piuttosto che... sì, no, siamo morti. Niente ragazzi, allora, questo è il video flash su questo bellissimo gioco. Ovviamente vi devono piacere i tower defense, i giochi d'azione, insomma, si presta molto bene comunque per essere giocato nei momenti morti, perché comunque è molto schematico, si vanno a sbloccare sempre nuove cose. Qua sembrano esserci altre armi, ma non si possono prendere. Sicuramente andremo a potenziarci l'equipaggiamento in futuro, anche gli incantesimi. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!